Le regole per evitare gli sprechi idrici. Le regole per evitare gli sprechi dell'acqua possono essere tantissime. Il problema non è tanto quello di individuare le regole, di individuare la condivisione che vi siano delle regole. Faccio un esempio assai banale. Noi nelle città sprechiamo molta acqua. Ma lo spreco non significa che non bisogna per esempio tenere le fontane nella loro bellezza così come sono, perché l'acqua delle fontane è acqua riciclata. Quindi quello che è molto importante è individuare, come dire, i mezzi attraverso i quali ci si convinca che si può e si deve, perché esiste la regola che lo impone, risparmiare sull'acqua oppure riutilizzare l'acqua. Pensate per esempio a tutte le forme di riutilizzo che oggi cominciano a circolare per quanto riguarda, che so, la tenuta dell'orto. Ecco, sto facendo degli esempi molto banali, ma per farvi capire, l'agricoltura consuma moltissima acqua, però ci sono oggi degli strumenti, e poi ne parleremo nel congresso, che consentono di fare una sorta di riuso di quelle stesse acque. Per esempio le acque che vengono usate per alcune imprese industriali, anche commerciali, già oggi sono acque riusate. È chiaro che bisogna che ci siano delle regole perché poi tutto non si trasformi in un business senza risultato, ma per questo noi pensiamo che oggi bisogna avere consapevolezza che queste regole sono importanti e che quello che noi facciamo per salvaguardare, stiamo parlando naturalmente del piccolo, poi a livello internazionale e mondiale ci sono tantissime altre cose da fare, comunque quello che noi possiamo fare anche individualmente, l'altro giorno sentivo un ragazzino che diceva al suo papà: ma perché consumi tanta acqua quando ti lavi i denti? Tra uno strofinio e l'altro poi te tenere il rubinetto chiuso. Ecco, che lo dica un bambino è una cosa molto interessante, perché significa che noi facciamo passare nelle nuove generazioni la consapevolezza che possiamo noi stessi essere protagonisti di futuro, fare in modo che il nostro futuro ci appartenga. Presidente, quindi per due giornate si metteranno appunto delle strategie, anche delle possibili soluzioni, sì, coinvolgendo sì. Anche città, industrie. Certo, certo, come avete visto abbiamo, peraltro concluderemo addirittura il congresso con la premiazione dei ragazzi di Hackathon che per due giorni lavoreranno sui temi che abbiamo indicato, che sono quelli del congresso: la cooperazione internazionale, l'utilizzo delle acque, dell'acqua e il suo riutilizzo e come aiutare anche il mondo femminile a uscire da questa dimensione di minorità legata anche all'acqua.